una struttura gerarchica nella quale Deve le metodologie di concludere. percorso professionale sono assai più condizionate da mille valutazioni differenti dal singolo apprezzamento della capacità professionale dell'avvocato in questione. Il che significa, signor onorevole Presidente, che oggettivamente si dimentica di dire quella che è la reale necessità alla base di questo provvedimento, che è quello di far entrare sistemi di capitali in un'attività come quella professionale che sinora ha potuto basarsi solo e soltanto sull'affermazione delle qualità personali che vengono abbattute una volta di più in questo ennesimo percorso di normalizzazione che un governo di sinistra una volta di più sta cercando di introdurre nel nostro paese. Grazie. Non ho altri iscritti a parlare. A questo punto pongo in votazione l'articolo 26. La votazione è aperta. Nel frattempo avverto che il gruppo Scelta Civica ha esaurito il tempo previsto dal contingentamento per il seguito dell'esame. Essendone stata fatta richiesta e come da prassi costante, la Presidenza concederà un tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello originariamente previsto. Chi è che non riesce a votare? Onorevole Nesci, onorevole Palma, Rotta. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 388, votanti 385, astenuti 3, maggioranza 193, favorevoli 229, contrari 156, la Camera approva. Pareri al 27, onorevoli relatori. I pareri agli emendamenti riferiti all'articolo 27 sono tutti contrari. Grazie, onorevole Alasia. I pareri all'articolo riferiti all'articolo 27 sono favorevoli. Grazie, il governo. Contrari, signor Presidente. Grazie, 27.1, buona fede. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e quello favorevole del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Colleghi, vi pregherei di restare in aula perché perdiamo meno tempo aspettando loro che vengano per votare. Ci siamo? No. Albanella. Ok? Altri che non riescono a votare? La votazione... Palma.